If I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm with. Buongiorno mondo! Anzi, bonjour! Allora, ragazzi, come avete potuto vedere, ieri io e Fabio siamo crollati e non siamo riusciti a fermarvi una cippa lippa. Perché eravamo distrutti. Alle 10:15 stavamo dormendo. Alla fine siamo andati in questo ristorantino qua, giapponese. Ok. Non so cosa sentirete. Comunque alla fine siamo andati in questo ristorante giapponese che, devo dirvi la verità, secondo me era buono. No, vabbè, qualitativamente molto buono. Dopo non dovevi guardare. Abbiamo speso 20 euro a testa. 20 euro a testa, però abbiamo mangiato abbastanza. E l'unica cosa, sì, non dovevi guardare la pulizia perché lasciava un pochino a desiderare. Un petit no. Però vabbè. E invece stamattina abbiamo fatto colazione e devo dire che la colazione era buonissima. Domani ve la voglio assolutamente firmare. Ma buono l'albergo, bello, pulito, validissimo. Poi ragazzi, la ronfata tra, era un mix tra il fatto che eravamo stanchi e il fatto che quel letto è soporifero al massimo. Siamo fatti una bella doccia calda perché abbiamo preso un sacco di freddo ieri e poi siamo andati a letto e ragazzi, cioè, abbiamo fatto una dormita pazzesca. Io stamattina non mi volevo più svegliare, devo dire la verità, ero abbastanza cotta. Ho dovuto buttarla giù dal letto. Esatto, ho dovuto buttarmi giù dal letto. Comunque adesso stiamo andando in una bagheria, cambiamo oggi, non sarà più quella di ieri, ma ne cercheremo un'altra che sappiamo essere molto valida. E che praticamente, tra l'altro, è a 10 passi dal nostro albergo, vicinissima. E niente, andiamo a prendere lì un po' da mangiare, andremo a prendere una baguette, ce la taglieremo, andremo poi al... Dov'è che andiamo? Cos'è che c'è qua? Il Carrefour. Il Carrefour. Andremo al Carrefour, prenderemo... Ma dove vai? Prenderemo là c'è traffico, non c'è. Ah sì, beh, prenderemo un po' di salumi e questa è una cosa che vi consiglio perché durante il pomeriggio, se non volete spendere cifrone, una buona baguette con un... Ieri un caffè americano 6 euro. Dovevo andare in bagno, ho costretto Fabio ad entrare in... Però quanto era figo, è bellissimo il locale. 6 euro. E la mia spremuta 5,50 euro. Comunque vabbè, lasciamo perdere. Però se non volete spendere delle cifrone, una buona baguette con un po' di salume, ragazzi, è la morte sua, anche perché qua le baguette sono una cosa... Molto. L'unica cosa, vi sconsiglio di prendere quelle già farcite, perché ci mettono delle salse un po' strane. Sì, ci mettono maionese. Sì, quindi no, prendete piuttosto la baguette dal fornaio, come stiamo facendo noi, e dopo ve la tagliate, vi prendete dell'affettato e via. E niente, anche del cinghiale da mettervi dentro. Ma che cinghiale. E niente, dopo andremo, Fabio, oggi che giro faremo nonostante piove di nuovo? Che giro facciamo? Allora, teoricamente la Basilica del Sacro Cuore, in teoria facciamo Notre Dame. Anche se lo sapete, purtroppo non è più la Notre Dame di prima e non potremo entrare, però vabbè, vogliamo vederla lo stesso da fuori. E poi Fabio ha scovato un museo di storia naturale e vogliamo assolutamente andarlo a vedere, perché in realtà io e Fabio non siamo noi, da museo. Noi, cioè, nel senso, ok, il Louvre deve essere bellissimo, però no. Cioè, vogliamo... Non capendo quello che andiamo a vedere. Sì, nel senso che, cioè, secondo... Sarebbe interessante fare la vista guidata, però... Esatto, però in realtà noi vogliamo più concentrarci sulle opere... Cioè, su altri tipi di opere. Tipo ad esempio ieri l'Arco di Trionfo che io vi ho fatto vedere è stato secondo me stupendo, nonostante la faticata, perché ragazzi, una faticata. Però vogliamo assolutamente vedere più che altro quello, anche perché domani forse hanno messo sole e se domani c'è il sole, ragazzi, andiamo a Versailles. Devo quindi fare Lady Oscar a Versailles. Lady Oscar! E mia mamma mi ha detto che è meraviglioso e dato che domani c'è il sole io voglio godermela con il sole Versailles, perché sapete che ha questi giardini pazzeschi. E se riusciamo domani saliamo anche sulla Tour Eiffel. Quindi ragazzi, io direi che
l'ora delle chiacchiere è terminata, noi andiamo, vi portiamo con noi nei vari posti e ci vediamo come sempre a fine giornata. Ciao. Dopo una infinita contrattazione con il tipo dei lucchetti,
siamo riusciti ad avere un lucchetto nostro, vero Trevini? Perché non si può venire a Parigi. 10 euro. Ma noi l'abbiamo contattato a 3, direi che siete stati bravi. Comunque, dato che qua è il regno dei lucchetti, non so se vedete, ma ci sono lucchetti dappertutto intorno alla Basilica del Sacro Cuore, che è questa meraviglia praticamente. Anche noi, per ricordarci di questo fantastico momento, di questo fantastico viaggio, abbiamo deciso di prendere il nostro lucchetto. Aspettate un attimo che non lo prende. Roba più okay. Trash che esiste. Il nostro lucchetto in stile moccia con la F e la C. E ragazzi, qua c'è anche una sposa. Che bel vestito, tra l'altro. Beh, vabbè. Va, scusa. Comunque, ehi! Comunque, guardate, carino il nostro lucchetto. Andiamo ad appenderlo. Andiamo. Love, love me. Ta-da! Dai, Trevini, appendilo. Ma no, perché è così impaccio? No, appendilo all'inizio. Le. Ta-dan. E anche noi siamo qui a Parigi a festeggiare l'amore. Festeggiate insieme a noi l'amore, sempre. Trevini, senti che bella musica. Siamo... Margherita, 11 euro. Siamo dove? Di dove siamo? Nel quartiere? Gli artisti. Willy! Cioè, ragazzi, siamo a Montmartre. Ora vi portiamo con noi. Ragazzi, siamo passati in pasticceria e... Voilà! Pasticcini, anzi, come si chiamano, Fabio? Macaron. Che belli, tutti dipinti. Tipica pizzeria, ristorante italiana, eccola qua. Ragazzi, queste sono le cose che mi piacciono. Guardate questo locale. Guardate questo ristorante, che bello che è. Fua gradocca. Quello che piace a Fabio? Io, ragazzi, e scargò quanto costano? 12-18 euro. Sì, più o meno dappertutto. Abbiamo visto che la cifra è così. Però, ragazzi, questa via ci piace tantissimo. Molto, molto bella. Per adesso, ragazzi, siamo alle consulat. Cos'è? Come si legge? Consulat. Siamo alle consulat. Trevini è con la sua maglietta di topolino. Sono le scarpe. Sono le scarpe. E guardate che bello questo posticino. È molto molto particolare, uno dei posti più famosi secondo me a Parigi. E vediamo il menù e ordiniamo qualcosa, perché siamo, Fabio, dillo tu, come siamo? Scoragliati. Esatto. Guardate che bello il piccolo principe francese. Le Petit Prince. Ta-da! Queste sono tutte tovagliette, cioè guardate che belle che sono! Le tovagliette a tutte. Questa è una bella idea, anche perché noi amiamo le tovagliette, le abbiamo da tutte le parti del mondo e infatti non possiamo non prenderla a Parigi, in effetti. Quindi, che tovagliette parigine siano. Francese, siamo tornati a casa, ci siamo fatti una doccia, oggi abbiamo veramente corso tantissimo, quindi siamo cotti marci, però stasera, come potete vedere, mi sono resa carina, non so cosa potete vedere, in realtà adesso vi switch e ve lo faccio vedere, perché stasera andiamo in un ristorante parigino, volevamo fare una cosa un pochino, Fabio è vestito uguale a ieri in realtà, però io invece mi sono tirata, ho portato questo, ho deciso di tirarmi, quindi adesso vi faccio vedere se riesco come mi sono vestita.
Quindi ragazzi, noi vi salutiamo perché sicuramente dopo non potremo filmare un granché, o comunque cercheremo di filmarvi il mangiare, ma non so cosa riusciremo a filmarvi. E vi mandiamo un grandissimo bacione, vi auguriamo buona serata e mi raccomando, rimanete con noi perché domani andremo, Fabio, dillo tu, a La Lady Oscar. Versailles. Ciao!